Intanto parliamo di quello che rimane del Giubileo in termini di cassa, in termini economici. E davvero saluto con piacere Andrea Mazzillo, che è l'assessore al bilancio al Comune di Roma. Ben trovato assessore Mazzillo, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera ai vostri ascoltatori. Grazie per aver accettato il nostro invito, so che ha una giornata pienissima per cui la tratterremo il minor tempo possibile, quindi davvero la ringrazio perché ci dà la possibilità di far conoscere, insomma, una voce e una persona ai nostri radioascoltatori, di far capire anche in che direzione stiamo andando da un punto di vista economico-amministrativo. Parliamo della cassa, assessore. Si è parlato di 25 milioni di disavanzo che non si sarebbero potuti usare. Qual è la situazione? Allora, diciamo che in realtà noi abbiamo intercettato quelle che erano delle economie che non erano state utilizzate, quindi per quello è uscito fuori quel numero, quindi in realtà riguardava dei progetti che non potevano essere avviati entro il periodo giubilare, pertanto abbiamo pensato di riutilizzare quelle risorse per altre attività, diciamo per la città, per migliorare la viabilità, in particolare quella pedonale, per dare anche un pochettino di decoro a alcune stazioni, quelle ad alta affluenza della metropolitana, quindi abbiamo utilizzato quelle risorse come interventi per il miglioramento, diciamo, di tutti i pellegrini che venivano a visitare la città. Questo chiaramente lo abbiamo fatto però in una fase successiva, per quello si è creata un po' questo giallo, sì. Ma nulla di che, insomma, l'attività è in corso e immagino che tutte le risorse verranno impiegate. Quindi 138 milioni erano destinati a Roma Capitale per il Giubileo della Misericordia e quindi ne verranno usati 138, assessore. Diciamo che il nostro impegno è di utilizzarli tutti, poi è chiaro, c'è stata anche fortunatamente un'attività concertativa anche col Ministero, con la Prefettura, che ci ha dato la possibilità di trovare delle linee guida per utilizzare queste risorse e quindi non perdere. C'è scoraggiamento da parte di alcuni cittadini, insomma, di chi ad esempio, no, in questi mesi ha vissuto la città per tanti cantieri che devono partire e non sono riusciti a partire perché c'è stato anche un problema, no, di avvicendamento politico alla guida della capitale, poi rallentamenti, insomma i soliti problemi che ci sono nella nostra città. Assessore, i soldi in cassa per realizzare quelli che erano i grandiosi progetti di styling cittadini ci sono, assessore Mazzillo? Allora, noi adesso stiamo impegnando moltissime risorse anche sul prossimo bilancio, che siamo riusciti a presentare nei termini, una cosa epocale, diciamo, per quanto concerne Roma Capitale. Ecco, da oltre 10 anni non si vedeva una cosa del genere, per noi è un grande successo sia come giunta ma proprio come città. E gli investimenti sono tanti, chiaramente quelli giubilari hanno dato il via molto forte alla rinascita anche di quello che è il tessuto cittadino. Abbiamo investito molto sui selciati, per esempio, sui marciapiedi, sulle caditoie, sulla manutenzione stradale. Ci sono molte risorse che abbiamo anche dedicato espressamente per i municipi, abbiamo trovato delle risorse in più, perfino per avviare una redistribuzione di alcune risorse dirette, 10 milioni di euro proprio per il rifacimento delle strade municipali, quindi insomma tante risorse sono state dedicate e contiamo di dedicarne ancora. Qual è la situazione economica del Comune di Roma, assessore? Io le faccio questa domanda, lei non si è insediato da molto e diciamo che l'assessorato al bilancio di Roma è un assessorato travagliato per tanti motivi, insomma l'abbiamo visto anche nelle scorse giunte. Insomma, l'assessore al bilancio ha un incarico veramente, veramente pesante. Insomma, noi vorremmo che lei ci raccontasse qual è la situazione che ha trovato. Sì, allora, guardi, diciamo una cosa, che in realtà molte situazioni si vanno chiaramente ad accavallare l'una con l'altra, ma in realtà nascono dal fatto che ormai ci troviamo in una condizione in cui la competenza, cioè la cassa, si avvicina alla competenza, quindi i principi contabili degli enti locali si modificano, c'è l'armonizzazione contabile in corso e quindi anche le abitudini degli uffici si cambiano in termini anche culturali. Quindi questo chiaramente crea una difficoltà, però per quanto riguarda le casse sono a posto. Quando si parla di problematiche finanziarie, in realtà parliamo semplicemente di saldi, di spazi di finanza pubblica. Il Comune di Roma contribuisce, come tutti gli enti locali,
a contenere l'esposizione debitoria nei confronti dei patti che si prendono a livello internazionale, quindi dobbiamo contenere le nostre spese, ecco, ma in un contesto di consolidato della pubblica amministrazione. In questo senso abbiamo avuto chiaramente qualche piccola difficoltà, ma non era legata a un problema di cassa, ma a un problema di spesa, ecco. Quindi su questo però siamo riusciti, con tutte queste operazioni di riaccertamento e riallineamento delle poste di bilancio, a ricostruire una situazione abbastanza, direi, florida, perché sono circa 40 miliardi in più che abbiamo sui termini di saldi di finanza pubblica. Quindi il comune sta bene, il bilancio che stiamo andando ad approvare è un bilancio che certamente darà molto respiro, soprattutto ai territori. E questo è importante, è sano quindi il bilancio del Comune di Roma. Il problema dei derivati degli scorsi anni lo abbiamo superato, Assessore? Allora, diciamo che per quanto riguarda i derivati, o comunque quello che è il debito pregresso della capitale, abbiamo una situazione anomala, perché si è preferito commissariare il debito piuttosto che il Comune. Quindi abbiamo una gestione commissariale che è governativa, che si occupa anche dei derivati che sono residui rispetto al 2008, quindi residuali. Di conseguenza è un'attività che va avanti, ma che va avanti sotto un'altra veste, che è quella governativa. Quindi, ma ci sono dei trasferimenti dallo Stato centrale, Assessore, che garantiscono, insomma, una gestione della capitale d'Italia un po' più serena? Allora, per quanto riguarda questi aspetti, diciamo che c'è un accordo, che sono i vari Salva Roma che si sono avvicendati, in cui ci sono questi famosi 110 milioni di euro che ci vengono riconosciuti in quanto capitale d'Italia, e quindi il ruolo importante che Roma svolge, che deve essere chiaramente in qualche modo remunerato o comunque coperto. Parliamo quindi del fatto che è una sede istituzionale, ci sono tutte le sedi istituzionali, la maggior parte delle manifestazioni si svolgono all'interno della capitale, ecco. Ci sono dei disagi che vengono sopportati dalla città, per quello c'è un trasferimento. In base a quel trasferimento anche Roma Capitale, quindi l'amministrazione, deve rendicontare le sue, diciamo, il suo buon governo, e quindi c'è questo piano di riequilibrio che viene discusso ogni semestre con il Ministero delle Finanze, e per ora siamo in linea, anzi abbiamo un ottimi risultati, siamo sotto i 4 miliardi di spesa strutturale rispetto ai 4.020 richiesti. Ricordiamo, Assessore, che siamo in collegamento con l'assessore Andrea Mazzillo, che è l'assessore al bilancio del Comune di Roma. Io non posso non fargliela questa domanda, perché l'ho pensato immediatamente quando c'è stata la nomina, se lei ha accettato di buon grado. Certo che ha accettato, perché questa è la dimostrazione che si può lavorare anche in un mare in tempesta, però insomma ha avuto delle riflessioni nel momento in cui è arrivata la nomina, la richiesta, insomma, di lavorare a quello che è un settore travagliato della nostra città, Assessore? Proprio le chiedo un'emozione. Allora, innanzitutto l'ho ritenuto un onore, prima cosa, perché io chiaramente sui numeri di Roma avevo già lavorato e stavo lavorando come tecnico, non come, quindi, figura politica di governo, ecco. Quindi conoscevo molto bene quali erano le dinamiche che avevano caratterizzato l'amministrazione fino a quel momento, e quindi la richiesta della sindaca l'ho apprezzata tantissimo, e ho trovato in questo anche una sfida. Ma la sfida più grande, se mi posso permettere di dirlo, è quella di cominciare a dare spazio e voce a tutti i colleghi e i dipendenti dell'amministrazione capitolina, che sono professionisti e sono pronti a dare, sono stati pronti e lo hanno dimostrato anche con questo bilancio previsionale presentato per tempo, la loro capacità di essere coesi e pronti a reagire, perché quando succedono queste cose, quando ci sono delle sfide da cogliere, ci sono sempre due opzioni, no? La crisi è un'opportunità a volte, ed è questa stata l'occasione. Ecco, lei è come il nostro ministro, nostro piccolo ministro del tesoro. L'assessore al bilancio del Comune di Roma lo deve sapere quanto costa un litro di latte, un chilo di pane, deve sapere quanto costa un aretto di un asilo nido, quanto costa una vita familiare dei cittadini romani, o non è necessario questo? Non solo è necessario, è doveroso, ma sia perché c'è una prassi ormai che va sui fabbisogni standard, che quindi chiaramente crea
l'obbligo da parte di tutte le amministrazioni di adeguarsi a quello che è realmente il costo di ogni singolo bene o servizio, ma poi dall'altra parte credo che con l'ultima azione che abbiamo fatto, riconoscendo il salario accessorio ai dipendenti dell'amministrazione capitolina, abbiamo fatto capire che non si può andare avanti con poche risorse, è necessario garantire una stabilità e una continuità e una tranquillità economica a tutti, soprattutto a chi lavora tutti i giorni in amministrazione e eroga servizi per i nostri cittadini. Quindi lei ci sta dando un messaggio di speranza, assessore, mentre tutti i suoi predecessori ci hanno dato un messaggio abbastanza pesante, no? Anche cupo rispetto alle situazioni di cassa. Lei ci sta dicendo: guardiamo avanti perché si può guardare. Roma è una città che ha grandi risorse, noi le stiamo cogliendo tutte. E noi ci auguriamo, insomma, che il frutto si veda, non possiamo che augurarle quindi buon lavoro, perché ovviamente è un assessorato delicato, come abbiamo raccontato, però insomma il cambiamento culturale, come avete sentito dalle parole dell'assessore, si può fare. Noi ci auguriamo da cittadini che sia così. Davvero grazie per questa partecipazione ad Andrea Mazzillo, assessore al bilancio del Comune di Roma. Alla prossima e buonasera, grazie, assessore. Grazie a lei, ascoltatori. Grazie, altrettanto.